Buongiorno a tutti, sono Davide Franz di Adio Group e qui siamo ospiti dello stand di IDK a ISE 2020. Sicuramente la parte del leone la fa il sistema di video over IP IP Ninja, che si basa su standard SDVOE e reti LAN a 10 giga. E oltre ai trasmettitori encoder e decoder endpoint, quest'anno si vede in dimostrazione anche il Dante Bridge tra il sistema SDVOE e il network Dante per fornire segnali audio bidirezionalmente tra i due network e i vari sistemi interconnessi tra loro. Quest'anno è presente l'MSD 701 AMP, un processore audio-video della famigerata serie MSD che integra oltre un amplificatore audio stereo e a 100 volt anche la gestione del picture-in-picture in maniera molto funzionale, semplice e intuitiva. Abbiamo quest'anno come prima presentazione, perché arriveranno durante quest'anno, la nuova serie di matrici FDX. Prendono l'esperienza dalle vecchie matrici, ma di fatto permettono l'inserimento di moduli in e out in maniera molto versatile sia sui frame 2K che 4K. E saranno disponibili inizialmente col taglio 16x16 o 32x32, arriverà in un secondo momento la 8x8. La serie di prodotti sull'HD base T quest'anno viene ulteriormente rinnovata ed ampliata con 5 nuovi prodotti che prevedono la possibilità di un doppio ingresso o HD base T o HDMI con risoluzione 4K e danno la disponibilità di segnali più o meno distribuiti a seconda della versione o in HD base T o in HDMI. Questo permette di realizzare strutture molto versatili, concatenate tra di loro, controllabili da remoto sia attraverso il web server che anche da apparati di terze parti. Permettono situazioni a stella, ramificate, o punti di visione con multipla uscita HDMI.